intanto un ricco parterre di ospiti che sono a nostra disposizione e sono venuti a Trento con l'obiettivo di confrontarci su un tema che è un tema che può sembrare arduo. Noi abbiamo intitolato questa iniziativa Sport e Rigenerazione Urbana, tenendo dentro comunque due grandi temi che fanno parte di quello che, come dire, noi come movimenti sociali, ma tante realtà dell'associazionismo culturale, dell'associazionismo sportivo stanno portando avanti, ossia il tema della città, di come riuscire a trasformare le nostre città in luoghi reali di partecipazione, e il tema dello sport popolare, che comunque è un tema che non solamente in Italia, ma in tutto il globo sta rappresentando comunque, come dire, un'alternativa a quello sport invece che si sta sempre più dimensionando, no? Nella situazione di uno sport misurato sui grandi eventi, di uno sport misurato sul grande business. Si mette a tema la questione della progettazione condivisa, ossia di come far diventare uno strumento che è sempre stato uno strumento in mano alla governance per trasformare i nostri territori, per trasformare le nostre città, farlo diventare uno strumento appunto della collettività. La rigenerazione di per sé rischia in questo momento di diventare uno di quei temi mainstream che però poi perdono di significato nel momento in cui vengono utilizzati anche e praticati soprattutto a sproposito, perché il grande tema della riqualificazione degli spazi urbani abbandonati, se lasciato solamente in mano alla governance, rischia di diventare l'ennesimo elemento che favorisce comunque speculazione edilizia, che favorisce comunque la rendita urbana, favorisce tutti quegli elementi che, come dire, fanno parte di quel tessuto di progettazione dall'alto. A noi invece quello che ci interessa è valorizzare la progettazione dal basso, ma non in termini di slogan, in termini di pratiche, in termini di esperienze, in termini di progetti, in termini di confronto nel tessuto associazionistico, che a volte è anche lontano, no? dai movimenti sociali che hanno iniziato le prime esperienze di sport popolare. Appunto, si sta creando un'idea di sport che è assolutamente alternativa a quella dello sport business. Ebbene, con queste realtà direttamente comunque si stanno occupando di esperienze di rigenerazione urbana. Laboratorio Sociale Officina Piedicastello, che è un collettivo di associazioni molto diverse tra loro, che sono accomunate da un'idea, cioè quella che sia importante molto spesso agire piuttosto che attendere che qualcuno faccia qualcosa per rigenerare soprattutto gli spazi abbandonati della città. Quindi, partendo da questa idea comune, queste realtà si sono unite e hanno deciso di progettare un vero e proprio percorso partecipato con la cittadinanza, che è stato presentato per un bando, il bando promosso dal Centro Servizi Volontariato del Trentino. Il progetto appunto ha il nome di Idea al Bersaglio e sostanzialmente è un progetto che ripercorre un processo che dura un anno ed è una vera e propria staffetta d'uso dell'area, in cui le realtà associazionistiche che sono coinvolte nel laboratorio sociale si alternano nella gestione di questo spazio, utilizzandolo in maniera temporanea attraverso strutture autocostruite che sono frutto di un processo di ideazione, ovvero di una raccolta di idee, ma allo stesso tempo della messa in opera delle stesse idee con l'intervento appunto della comunità anche nel farlo. La polisportiva San Precario è una polisportiva popolare, indipendente, antirazzista, nata a Padova ormai 10 anni fa. Un anno fa abbiamo iniziato una campagna per cercare una soluzione alle varie problematiche a cui le varie realtà di sport amatoriale e dilettantistico, in questo caso a Padova, andavano incontro anno dopo anno. Problematiche che possiamo fondamentalmente riassumere in quattro punti. In primo luogo, le pessime condizioni e l'inagibilità di moltissimi spazi sportivi attraversati ogni settimana da tutte queste realtà. In secondo luogo, il totale abbandono al degrado di altrettanti spazi che vengono proprio a causa di una mala gestione o di una negligenza da parte delle istituzioni, vengono lasciati a loro stessi appunto nel più completo degrado. In terzo luogo, un altro punto che magari non viene discusso più di tanto è il fatto che tanti degli spazi agibili
sono comunque situati all'interno di patronati, oratori, e quindi di fatto privatizzano la pratica sportiva, concetto che cozza completamente con la nostra idea di sport, che è un'idea di sport pubblico, gratuito o perlomeno a basso costo e soprattutto laico. Diciamo che tutti questi tre punti poi sfociano nell'ultima problematica, è quella dei costi eccessivi e spesso insostenibili da parte di piccole e medie realtà come la nostra, che praticano sport a livello amatoriale. Siamo entrati in un'area, l'area dell'ex bocciodromo e dell'ex green tennis a Padova, per cercare di un'area abbandonata da ormai 2 anni, per cercare di riqualificarla. Quindi, come detto, siamo entrati, abbiamo per 4 sabati durante il mese di novembre abbiamo pulito, abbiamo ristrutturato, abbiamo dato il via delle iniziative condivise con tutto il quartiere e abbiamo dimostrato che quel posto, quell'area poteva rivivere senza nessun particolare sforzo, che c'era la possibilità veramente di farlo tornare centrale nella vita di tutto il quartiere. Quartiere che ci ha dato una grande risposta durante tutto il mese, fatto sta che è partita anche una campagna di raccolta firme per la riqualificazione e la gestione del bocciodromo, che ha raccolto quasi 500 firme. Inizialmente sembrava ci fosse un'apertura da parte del comune, che già un anno prima aveva divulgato un bando per cercare qualcuno che volesse gestire lo stabile. Quindi apertura da parte del comune, che purtroppo è naufragata prima di Natale, quando una determina comunale ci ha di fatto diffidati dal continuare i lavori. Diciamo, siamo rimasti un po' perplessi della decisione, fatto sta che ne abbiamo preso atto, non la riusciamo e non possiamo vederla come una sconfitta, perché comunque la nostra azione ha riportato in auge, ha ridato visibilità al dibattito sugli spazi abbandonati, sugli spazi sportivi e sul problema dell'agibilità e dell'accesso universale a questi spazi. Quindi dicevamo, sembra banale, ma noi ci crediamo anche in questo periodo, soprattutto in cui ci stanno veramente tampinando con questa maledetta questione migratoria, che non è una questione, ma comunque queste immigrazioni. Pensiamo anche che appunto lo sport sia veramente il mezzo più naturale per favorire l'integrazione delle persone, come dicevo prima, all'interno di tutti gli strati sociali, perché la condivisione di tutte quelle piccole esperienze che derivano dal praticare uno sport insieme, lo spogliatoio, le trasferte, sono il metodo più semplice e più scontato per integrare chiunque a qualsiasi livello. Allora, Liberi in Antes è un'associazione sportiva di Roma che nasce 10 anni fa con lo scopo di offrire degli spazi di sport e di libertà, in particolare a ragazzi richiedenti asilo e rifugiati. Organizziamo attività sia di calcio, e abbiamo una squadra di calcio che gioca nel campionato di terza categoria della Lega della FIGC del Lazio, fuori classifica perché, avendo tutti ragazzi rifugiati per le norme attuali, non possiamo tesserarli. Allora, noi da 5 anni abbiamo in gestione un impianto sportivo che è dell'ATER, quindi delle case popolari della Regione Lazio, spazio di cui comunque paghiamo l'affitto e tutti i contributi. Lo spazio ci è stato dato in condizioni veramente penose, assolutamente inagibile. Abbiamo iniziato un'opera di ristrutturazione presentando una sorta di progetto di formazione lavoro, quindi con i ragazzi dei centri d'accoglienza abbiamo ristrutturato una parte del campo, ridonando l'agibilità, tant'è che adesso il campo è stato omologato dalla FIGC come un campo regolamentare, lavorando con loro, e loro in cambio del loro lavoro fatto volontariamente insieme a tutti noi hanno avuto comunque degli attestati sia da parte delle associazioni che li hanno seguito, sia anche dal Comune di Roma, dall'allora responsabile alle politiche sociali, attestati che chiaramente li hanno aiutati poi nel percorso di ottenimento dello status o di rifugiato.
sportiva. Lavorare insieme a loro per recuperare uno spazio che poi sarà di tutti, portarli nel quartiere facendogli anche fare dei lavori socialmente utili insieme alle associazioni che nel quartiere tentano un recupero delle piazze e degli spazi per i cittadini, è servito molto ad avvicinare il cittadino normale, quello che magari non si pone neanche la questione del motivo per cui queste persone in realtà fanno un viaggio veramente infernale pur di trovare una vita migliore. Hanno avuto la possibilità proprio di conoscerli e quindi di gettare quello che noi speriamo sempre, un seme di apertura, di conoscenza, perché poi il razzismo si supera attraverso la conoscenza. Se non ci sono luoghi di incontro, purtroppo rimangono e permangono sacche di esclusione sociale. Noi abbiamo cominciato 9 anni fa presentandoci in federazione dicendo: noi siamo questi, vogliamo giocare, e chiaramente non, le regole ce lo impedivano. Devo dire che abbiamo trovato un presidente di Lega particolarmente illuminato, quindi 9 anni fa ci disse: partiamo con questa sperimentazione, voi giocate fuori classifica e poi vedremo. E fatto sta che sono 9 anni che noi continuiamo a giocare fuori classifica, per cui qualunque tipo di risultato facciamo la domenica il punteggio vale 0. Siamo arrivati secondi per 2 o 3 campionati, sempre con 0 punti. Noi continuiamo a giocare, molti ci chiedono perché continuate a fare il campionato federale, perché noi esistiamo. Sono Angelo De Sole, sono assegnista di ricerca al Dipartimento di Storia dell'Università di Padova, mi occupo di storia della fotografia e fotografia pratica, ho lavorato molto sui temi dell'abbandono, in particolare industriale, ma più in generale degli spazi abbandonati. La fotografia può essere un ottimo mezzo di restituzione degli spazi abbandonati attraverso prima di tutto la ricerca iconografica del passato, delle vecchie fonti fotografiche che aiutano a ricostruire ciò che un luogo era, ciò che un luogo è stato e il modo in cui i luoghi sono nati all'interno delle comunità e dei quartieri. Nel presente può essere uno strumento utile di restituzione dello stato delle cose, abbandonando velleità estetiche ma affidandosi a una fotografia senza sovrastrutture estetiche che sia di puro tipo documentale e che possa servire come strumento di lavoro nelle fasi di recupero e di riuso. La fotografia rientra nella ricerca storica come strumento di conoscenza e la conoscenza è il primo e fondamentale passo per adattare e mettere in campo iniziative di riuso contro iniziative di speculazione. La speculazione può avvenire, la nascita di centri commerciali, la demolizione di vecchie strutture avviene laddove non c'è storia, laddove i luoghi non significano nulla e non hanno valore per nessuno. Dare valore storico a un luogo significa dare valore per la comunità che in quei luoghi vive e di conseguenza mette un primo forte argine a operazioni speculative. Quando viene pensato l'intero evento sportivo, io devo capire se gli impianti che vado a costruire avranno una vita successiva, altrimenti devo trovare delle forme di costruzione che non impongano uno smaltimento da 6 milioni di euro, perché altrimenti, con l'affetto per i bobbisti, ma troviamo un altro modo, decentriamo altrove dove c'è già una pista da bob. B, appunto, che è fondamentale per la vita degli impianti sportivi, avere impianti che siano polifunzionali. Cioè, io devo poterci fare i concerti, devo poterci fare i cineforum, devo poterci fare di tutto, ma non solo per una questione di redditività economica, ma per una questione di fruizione. Se no, altrimenti quello sarà l'impianto solo degli sportivi, non sarà un impianto della città. L'Olimpiade è mastodontica, ha tutto il carico romantico, storico, bellissimo, però in termini di impiantistica può essere devastante. Tra gli esempi negativi recenti viene additato Atene 2004, che effettivamente anche lì in termini di fotografie ce ne sono, c'è anche lì l'edonismo dell'abbandono si può scatenare. Prima voi mostravate la piastra del campo Milkovic che avete sistemato, appunto. Io posso pretendere degli impianti di altissimo livello per la finale di Champions, ma dei ragazzi per giocare non hanno bisogno del campo
liscio come un green di un campo da golf, basta una piastra dove appunto posso accedere facilmente, non ho magari la situazione di pusher che si accoltellano a 5 metri e appunto dove la mamma che viene a vedere la partita se ne sta lì tranquilla, seduta su una panchina. Il problema è come far sì che le strutture che nei decenni si sono create, non man mano che se ne creano di nuovo, che se ne dismettano, non diventino poi un spazi abbandonati. Uno spazio aperto allo sport può essere anche semplicemente uno spazio aggregativo dove degli amici si ritrovano a tirare quattro calci e comunque significa avere uno spazio vivo e non uno spazio che oltre a provocare eventuali rischi e pericoli in termini di sicurezza, dà anche un'immagine di abbandono della città, e questo secondo me una città dovrebbe sempre evitarlo, e soprattutto chi amministra una città dovrebbe evitare che la città si tramuti in uno spazio fantasma e abbandonato.